Ciao a tutti. Oggi siamo a Lamont, in provincia di Belluno, e andiamo a vedere la diga del lago di Senaiga, che è un lago artificiale creato appunto dalla diga, costruita nel 1954. Il lago è magnifico. In più vi faremo vedere come si fanno le frittelle. Ok, andiamo. E qui troviamo anche la prima galleria. Ecco. Questo Vediamo tipo di che. montagna è molto bella, molto aspra, lontano dai circuiti turistici, Sì. ma veramente apprezzabile. È molto carina. Anche d'inverno, Sì. E qui si dovrebbe entrare la diga dopo la galleria. adesso ci lasciamo sorprendere. Ed ecco, qui siamo arrivati alla diga. È una diga molto molto grande, favolosa. Allora, questa è una diga a doppia volta Sì. con un'altezza di 64 metri e nell'ultima parte di là è il lago grande 350. L'invaso è molto grande, alimentato dal torrente Senaiga, appunto, che è Eh un sì. affluente del Cismon. È una diga sempre fatta dalla società della Sade. Cioè la stessa La che stessa aveva della fatto. Sade. L'ingegnere è sempre il Carlo Semenza, uno dei più grandi al mondo come ingegneri. E questo lo dobbiamo dirgli, che è veramente, a prescindere da quello che è successo del Vajont, però lui come ingegnere non c'è paragone. C'è anche un canotto, Sì. c'è Di qua si veramente, ferma tutto, e qua no? sì. Ha degli altri colori durante Eh l'inverno. sì, è favoloso. Ecco qua, il giro in lì, come si faceva una volta. Una volta diciamo, li chiamavano barchi, i barchi di fieno. Abbiamo avvistato una baita. Cosa dici, ci mettiamo Con un qui? tavolo e abbiamo deciso di fermarci qua a fare le frittelle. Sì, e anche mangiare, insomma. Dai, proviamo, dai. Eccola qui, questi nostri panini, la nostra bella mortadella col pistacchio, Sì. tagliata anche un po' grossa come ci piace a noi, giusto? Ma mostra che abbiamo tutta l'attrezzatura per fare le Adesso noi, frittelle. una volta ci siamo mangiati il panino o i panini, visto che siamo sotto carnevale, ci facciamo le frittelle anche, giusto? Esatto. Oh, ma guarda che location, che posto meraviglioso, che baita. Favoloso, veramente. Favoloso. Si dice favoloso o favolosa? Se è una baita, è favolosa. E allora favolosa, no favoloso. Favoloso è il posto. Il posto favoloso. Volevo vedere se eri attenta, ok? Mettiamola così. L'arancio. Ok. Allora, adesso stiamo facendo le frittelle. Questa si chiama invece? La frittella di Senaiga. No, la frittata di Senaiga. Praticamente, questa è la frittata di Senaiga, è proprio tipo la frittella, solamente tipo frittata. È Ma piatta. è piatta, sì. Ma Comunque io ne sto già mangiando una, eh. sì, dai ragazzi, dai. Dai.
Allora, siamo pronti, le tiriamo su adesso. Eccomi qua. E voilà. Crema fritta. Sì, questa è crema fritta proprio. Piatto tradizionale sì. Della cucina veneziana di Carnevale. Sì. Oggi in quel di Lamon. Esatto. In trasferta. Eccolo qua. Dai, ci va lo zucchero a velo adesso. Sì, metti lo zucchero a velo. Apri. Fai un passino. Tira così, dai. Vai. C'è anche il passino. Stavo guardando se c'è. No. Ah, sì, dai, se vuoi. Prova con la grattugia. Vai sopra. Vai. Puoi fare con dito, se secondo me stai prima così. E insomma, so quello che sei, dai. Ecco. Beh, dai, ragazzi, eccoli qua. Quello che sei. Queste sono le frittelle. No, sopra copriamo la frittata. Copriamo la frittata. E questa è la frittata di Senaiga. Fai la prova, ne assaggi una, poi mi dici. Allora, provo del cuoco. Buona. Fa vedere all'interno come che è. C'è dentro bella. La crema? Sì. La crema fresca dentro. Che favola. Infatti in realtà è crema fritta. In realtà. E guarda che location. Va bene, dai. Applausi al cuoco. Applausi a tutti e due, dai. Ma che le mangio. Allora, siamo pronti a partire. Siamo pronti per la partenza, per arrivare fino al ponte, sì. Alle prese. Sì, niente, dai. E adesso restate con noi che vedete il percorso. Sì, andiamo, dai. Che bello sto posto. Bellissimo. E questa è la Mo, ma per quanto poco si veda. Cos'è Baita? Bolli? Baita Bolli. Carina. Qui siamo su un altro borghetto, guarda un'altra fontana, quella che bello che è sto posto. Ok, siamo quasi arrivati al ponte ormai. Un saluto agli amici del Veneto Trekking, che ci aspettiamo, ok? Ciao, ciao ragazzi! Ciao, ciao! Ciao.
qui siamo, scusa, carino, è forte, eh? Ecco qua, siamo arrivati giù. Cioè qua, abbiamo finito il nostro bel giro. Sì. Allora, attenzione, anche se in internet trovate le informazioni che questo è un giro ad anello, in realtà non lo è. Dovete fare almeno un 3 km di strada per rientrare al punto della diga, quindi vale la pena valutare il fatto di ritornare indietro. Adesso vabbè, noi dai, siamo arrivati finalmente alla diga e speriamo che le nostre frittelle vi siano piaciute. Alla prossima. Ciao.